Lavori giunti da ogni parte d'Italia, qualcuno anche dall'estero. Per la seconda edizione del premio Ilaria Rambaldi, la studentessa di ingegneria edile dell'Università dell'Aquila, deceduta in seguito al terremoto del 6 aprile 2009. L'associazione ha presentato questa mattina a Lanciano in una conferenza stampa la giornata di chiusura del premio che si terrà venerdì prossimo presso l'Auditorium Paone della BIPER di Lanciano e che sarà divisa in due momenti. La mattina l'incontro dibattito su prevenzione come strumento per difendere il territorio dall'emergenza con illustri relatori e la presentazione di un brevetto innovativo sulla cellula antisismica. Nel pomeriggio dalle 17:30 la premiazione dei vincitori dei concorsi 2014, giornalismo, urbanistica in rosa, composizione musicale e migliore tesi di ingegneria. Tanti i premiati. Parola a Maria Grazia Piccinini, la madre di Ilaria. Poi ci sarà l'esecuzione di 5 brani, quindi un vero e proprio concerto di musica classica. 5 brani di cui 3 vincitori, primo, secondo e terzo premio del bando di musica classica e 2 brani segnalati, che sono stati tutti e 5 meritevoli di esecuzione, perché nella musica classica l'esecuzione è già un premio di per sé. Quindi non è come negli altri bandi che l'esecuzione non è nulla. Per la musica classica eseguire un brano in pubblico è un premio, tant'è vero che tanti concorsi di composizione prevedono non premi in denaro, come invece prevediamo noi, ma solo ed esclusivamente l'esecuzione. Per quanto riguarda questo bando in musica classica, di composizione classica, i brani verranno eseguiti di nuovo a Parma, fine di maggio, adesso la data precisa non l'ho ancora, però ne verranno eseguiti non 5 ma 10 a cura dei ragazzi e professori del Conservatorio di Parma e anche in quella sede, insomma, siamo noi chiamati come associazione a partecipare, quindi anche lì si parlerà dell'associazione Ilaria Rambaldi.